Blob, tutti i giorni alle 20.45 su Rai Extra. 30.000 tonnellate di prosciutto cotto! Buona serata a tutti, benvenuti nell'Iperspazio, Mr. Fantasy, appuntamento rituale con il video del martedì notte. Il benvenuto, la buonasera ve la potrebbe dare anche Mr. Guarnera, ma in realtà non ve la darà mai. Ma c'è una cosa che Guarnera non sa, Pippo non sa, che con tutti i programmi di videomusica che ci sono a tutte le ore, tutte le stazioni, tu sei l'unico, Pippo, tu sei l'unico che suona in un programma di videomusica, eh? Non c'è nessun altro come te in tutti gli spettacoli del mondo, Pippo, tu sei l'unico, non sei contento di questo? Pippo? Non sai un attimo? Nah, nemmeno di questo, è l'unico che suona in tutti i programmi di videomusica, questo mi farà impazzire. Bene, come abitudine, l'insoddisfazione cronica di Mr. Guarnera, sempre le nostre puntate, quindi di nuovo il benvenuto da parte mia, di nuovo benvenuti nell'Iperspazio, questa sera siamo in tinta rosa. E allora, a proposito di videomusica, questo è vero, no? Veramente, credo che ormai voi tutti guardiate la videomusica su qualsiasi canale, a qualsiasi ora, ormai c'è stata una vera e propria invasione, fra poco ci sarà anche una vera e propria inflazione. Si vedono filmati di tutti i generi, filmati nuovi, filmati vecchi, filmati bellissimi, filmati rovinati, filmati in bianco e nero, colori, filmati in super 8 dei cantanti quando erano ancora bambini, si vede veramente di tutto, un po' come in America, no? Finalmente c'è stata anche questa ondata che è arrivata da noi. E allora, non vorrei essere eccessivo, però forse si potrebbe anche ricordare che tutto questo è partito 4 anni fa, nel maggio 1981, qui da 4 stagioni fa, da Mr. Fantasy, con qualche anche mese di vantaggio sulla MTV, che è questa naturalmente famosissima televisione americana via cavo che trasmette 24 ore su 24, quindi qualche piccolo primato tutto sommato ce l'abbiamo anche noi, e credo che stiamo continuando a fare delle cose piuttosto diverse da quelle che vedete in giro. Non ci credete? Non ci credete? Bene, controllate allora. Qui alle mie spalle c'è il sommario in computer graphic di Mario Convertino, che è una delle nostre cose un attimo più caratterizzanti. Il filmato di il sommario questa sera si apre con moda. Moda è una nuova maniera naturalmente di presentare la moda in televisione, che a sua volta si ricollega direttamente con la videomusica. Voi sapete che la videomusica è nata un po' come fusione fra il cinema e la musica, se volete, però nel frattempo negli ingredienti, in questa salsa sono entrate tante altre cose, perché c'è entrata la pubblicità, c'è entrata la nuova tecnologia televisiva, ci sono entrate tante altre piccole cose. Anche noi stiamo trattando la moda in una maniera leggermente diversa, invece di presentarla così com'è, attraverso le sfilate, attraverso i modelli, stiamo realizzando dei piccoli video, dei video di un minuto e mezzo, realizzati da Roberto Cacciaguerra, che è un regista di Milano, che si sta avvicinando ad alcuni nuovi stilisti, Jean Gauthier, Cinzia Ruggeri, sono quelli che avete visto nelle scorse settimane, anche questa sera ce n'è un altro, una maniera diversa di fare le cose. Il montaggio video è naturalmente quello che sta un po' alla base del materiale video, del formato video in generale, quindi immagini molto belle, immagini con un taglio e una sequenza di montaggio molto molto veloce, qualche volta con un senso logico, qualche volta no. Un po' come anche il processo di Mario Luzzatto Fegiz. Sai, questa è un'altra cosa. Quale altro programma di videomusica al mondo ha un processo? Bene, nel bene e nel male, questa sera i due elementi si continuano a confrontare. Da una parte abbiamo un mio buon amico che si chiama Roberto D'Agostino, che viene a difendere l'indipendenza delle piccole etichette nei confronti della grande industria, rappresentata invece da Franco Crepax della CGD. Speriamo che Roberto non si pigli un'altra querela come nel processo delle discoteche da parte di Umberto Simonetta. E inoltre, per quanto riguarda questa trasmissione, abbiamo un'intervista e il nuovo video di David Gilmour, ex Pink Floyd, al suo secondo album solista, cosa piuttosto interessante. Poi naturalmente abbiamo tutto il resto, abbiamo la video hit internazionale, abbiamo la sigla finale computerizzata, ma prima di tutto questo e prima del primo video, sentiamo che cosa ha da dirci Mr. Yeah!
quest'uomo nel mio cuore nonostante le sue insoddisfazioni croniche. Bene, allora andiamo verso il primo video. Il primo video è un brano di Nick Kershaw, che è una specie di autore prodigio. Voi sapete che in Inghilterra vengono continuamente fuori questi ragazzini che hanno comunque per esordire un gran pezzo. Questo pezzo l'ho sentito un po' dovunque, per radio, da tutte le parti, che è stato uno degli hit della stagione britannici. Si chiama Wouldn't It Be Good, non sarebbe una gran cosa. E quindi cominciamo il programma questa sera con Nick Kershaw. Thank you.
rinnovo, non penso mai, sì, si può vivere, non sogno mai. Silenzio, siamo polvere, il vento ci disperderà, noi nei giorni silenziosi siamo nuvole, le nuvole non hanno mai paura. Siete sintonizzati su Radio Fantasy. Certo, questo vecchio elettrodomestico qui intorno a me può sembrare forse un po' antiquato ormai in questo momento di videomusica dilagante. Ciononostante però ha sempre un suo fascino molto preciso. Vi dirò di più, alcuni artisti che in realtà si dedicano anche molto al video, artisti anche abbastanza moderni, recuperano proprio questo amore per la radio, lo sottolineano nelle loro canzoni. Allora i Queen sono in classifica con Radio Gaga e anche il nostro Garbo, che state per vedere fra poco, dichiara tutto il suo amore in Radio Clima. Radio mi canti la sera, waiting for someone else. Qualcosa rimane, wait, wait for someone else. Benvenuti in territorio di Video Hit, questo è il posto dove abitualmente ogni settimana vedete i 10 migliori video, ma dove potete anche vincere la vostra scommessa con gli amici.
Nel senso che voi mandate i vostri oggetti di bricolage notturni e se sono sufficientemente interessanti, suggestivi o chissà che altro, noi ve li facciamo vedere. Allora, terza manche delle cartoline. Diamo un primo piano un attimo. Le prime sono assolutamente lineari, essenziali, come amerebbe il nostro Mario Convertino. La prima si vede, si commenta da sola. Mistero nell'ipospazio, la seconda. La terza, 35 quadratini colorati con molta colla sotto. Ancora figure geometriche qui a destra. Poi il reparto animali. Il reparto animali è essenziale. Da quando abbiamo detto che nessun animale vedeva il nostro programma, vedo che cominciano ad arrivare. Questa è fatta addirittura a mano, molto carina. Questi sono due pesciolini rossi. Basta con i colloqui senza vetro. Forse si intende la comunicazione via video. Due cartoline notturne qui, elaborate sullo stile di Mr. Fantasy. Beh, questa Mario, questa sembra fatta da te, precisa, con tutti i suoi simboli. Questa è impressioni sulla spiaggia, detta anche impressions on the beach, morbido, si firma lui. Ultima in questione, il miglior video è Mr. Fantasy sicuramente, salve Luca. Ok, puoi portare via questi oggetti che in parte ti appartengono, non vuoi smettere di sobillare questi ragazzi. Ultima invece cosa, questo delizioso quadretto, loro hanno un televisore in bianco e nero in una bellissima casa e ce lo fanno vedere. Anche se la TV in bianco e nero, vediamo tutto a colori, questo viene da Renata e da Silvia, però in realtà è uno slogan che si addice abbastanza alle trasmissioni di Mr. Fantasy. Bene, Viale Mazzini 14 00195, il nostro indirizzo per mandare oggetti di bricolage. Io spero di avere ancora una trasmissione quando magari un giorno avrò una casa nuova da arredare. La cornice di questo quadretto è assolutamente deliziosa. Però nel frattempo entriamo nel mondo delle meraviglie video, i 10 migliori video, i più votati, i più belli della settimana, a partire dal numero 10, eccolo qui. A partire dal numero 10, nuova entrata dalla scorsa settimana, Tony Basil, Over My Head. You better look out, cause suspicious eyes are watching. Don't let them see us holding hands. I know that you and I should not be seen and talking. I kinda like the razor's edge. I always go for danger, like to walk a tightrope. So without a net, it never fails. I'll dive into the deepest ocean, not knowing if I'll sink or swim. Oh, 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 over my head. Oh, 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 over my head. Oh, oh. Direttamente al numero 9, provate a indovinare di... E allora, un posto più in su, terza nuova entrata della settimana, questo è un numero 1 in America, questa è la nuova ragazzina prodigio americana, direttamente da Brooklyn, Cyndi Lauper. Le ragazze vogliono divertirsi, girls just wanna have fun. La rivelazione inglese dell'annata, è uno dei miei preferiti degli ultimi tempi. Questo è Paul Young, Love of Common People. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. It's far from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Un
prezioso pezzettino di reggae rifatto a rhythm and blues da Paul Young. A proposito di rivisitazione, ancora più indietro, anni 50, tempi dello swing, del rockabilly, Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed. I maestri dell'effimero, questi sono i Duran Duran. Questo sembra la rivisitazione della donna del tenente francese, solo che è la cantante del chitarrista inglese. Eurythmics in netta ascesa. Il romanticismo degli Eurythmics and Here Comes the Rain Again, invece la tecnologia di Lord. Siamo in una parte altissima della classifica, e allora al numero 2 ritroviamo la nostra Pat Benatar, Love is a Battlefield. Se anche la prossima è scappata di casa, sto parlando naturalmente di colei che insieme a Mick Jagger capeggia la nostra video hit da 3 settimane, The Rolling Stones. Lei così calda, she's so hot. Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage bales, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A silk on print to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. E a proposito di gente che è abituata a stare in cima alle classifiche, nel 1966, in piena era psichedelica di Londra, nasceva un gruppo che si chiamava Pink Floyd. I Pink Floyd in quasi 20 anni di carriera hanno attraversato delle fasi molto diverse, sia musicalmente che esistenzialmente. Musicalmente da delle cose molto semplici, sono alternativamente passati anche a delle quasi delle opere rock grandiosissime. Esistenzialmente si sono avvicinati sempre di più a dei temi intorno all'alienazione, in particolare negli ultimi tempi intorno alla guerra. I tre Pink Floyd non si sa bene se sono insieme o no, ma nel frattempo David Gilmour ha realizzato un album solista e qui nel monitor di studio dell'Iperspazio a parlarcene. Beh, prima di tutto, come ti senti? I feel free. It's wonderful to be free once in a while. It's very nice to be able to make a record and to work with other musicians outside of this thing which is Pink Floyd. It's a bit like a long relationship or a marriage or something, and it can be very restricting. After many years, it's very nice to make a change. I Pink Floyd per molti anni sono stati un gruppo che ha vissuto molto distaccato dalla scena, e in questo sono stati forse anche attaccati dal punk inglese, per esempio, che diceva che facevano parte di questi dinosauri che uccidevano la musica con degli altissimi costi di studio senza assolutamente darsi in pasto al pubblico. L'immagine dei Pink Floyd a così tanti anni di distanza, come la vedi tu dal tuo punto di vista? The image of Pink Floyd is something that grew by itself. It wasn't ever anything that we intended, and the image that people have of Pink Floyd is of this huge thing, but it doesn't mean the same thing to us. It's just the name which the four of us, and now the three of us, work under. But we don't have an image of this huge thing that is Pink Floyd. That is a thing that's visible from the outside. Negli ultimi tempi Roger Waters, che è sempre stato un po' l'ideologo del gruppo, ha spinto il gruppo in una direzione per quanto riguarda l'ispirazione molto precisa, ovvero l'alienazione e la guerra. In quale misura tu dividi le idee di Roger Waters, e invece in quale misura sei semplicemente un esecutore della sua musica? I haven't argued with things that he has said. I often agree, but I don't always agree with the exact angle that he is coming from. But most of the time, in general principle, I agree with what he says. Molti anni fa voi siete stati i primi a realizzare un film rock, Pink Floyd, a Pompei. Poi negli ultimi tempi i vostri video in realtà hanno molto più un taglio cinematografico piuttosto che video, nel senso stretto della parola. È vero questo? We just have a certain way of doing things, and we do whatever we think is the right thing to do. The video techniques are quite modern, and we just haven't really ever used any of those things. We just make things that we think will suit what we do, and we use the cinematographic things we do in the live context when we perform live, and it's very hard to make the video things work the same way as you can make giant projectors work on stage. But that's not really my personal forte. That's not what I do. I don't have much to do with that part of what Pink Floyd is. I have much more to do with the making of the music. La quale musica è stata una musica da classifica? Voi siete stati veramente fra i più grandi venditori di dischi degli ultimi 20 anni. Cosa succede nei meccanismi mentali di un artista così legato a un'immagine di gruppo così forte quando poi si mette a fare della musica impropria? Chi pensi di arrivare? Alle stesse persone o ad altra gente? I don't think that I think very much about the mark I want to leave or the sign that I want to leave on this world. I just
and I'm not aiming at any audience in particular. I'm just trying to make music because I like to and because that's what I do best. That's my job. And I just make records to please myself. And I think that if I work hard at getting them so that they please myself, then they will please other people. But who those other people are that they please, I don't mind. It can be anyone. I'm not aiming at any particular audience or any market. È curioso notare come molti personaggi che operano nel campo musicale contemporaneo sono abbastanza scettici nei confronti del rock and roll. Joe Jackson dice che lui addirittura non suona rock and roll. Mick Jagger dice che il rock and roll cotto e mangiato si butta via, una musica che dura un attimo. Peter Townshend dice che il rock and roll è una musica per ragazzi e lui ormai è troppo grande e ha sciolto gli Who per questo. Infine una superstar recente come Sting, che forse è il più cinico di tutti, dice che il rock and roll è morto, però loro si divertono un mondo a danzare sulla tomba del rock and roll. La tua posizione invece come personaggio storico nell'ambito musicale qual è? That's all just language, you know. I don't call it rock and roll myself necessarily. It's just music, you know. Music will never die. It's as simple as that. Non solo la musica, forse anche il rock, come noi chiamiamo affettuosamente questa forma di musica contemporanea degli ultimi 30 anni, ha buone possibilità di non morire, visto considerato che ogni decennio che passa riesce a trovare dei nuovi sentieri e dei nuovi percorsi, nuove tecnologie, nuove ispirazioni per andare avanti. Allora ringraziamo David Gilmour per questa breve apparizione nel monitor dell'Iperspazio qui di Mr. Fantasy. Vi trasmettiamo materiale video dato dal suo nuovo album. Il video si chiama Blue Light, Luce Blu.
45 giri, 33, disco mix, piccole etichette, grandi etichette, etichette indipendenti. Ma la vera domanda è: c'è qualcuno disposto a far fare un disco a questo individuo? Buonasera, si sente parlare molto di crisi del disco. C'è veramente, diciamo che c'è soprattutto un mutamento nelle abitudini dei consumatori. Diciamo che la grande industria ha qualche volta difficoltà a piazzare nel numero di copie che piazzava qualche anno fa i grandi lavori e le grandi produzioni, mentre le piccole etichette si stanno via via affermando con i loro prodotti. Per questo abbiamo pensato di intitolare questo processo alla discografia, più che alla discografia, al modo di consumare i dischi, Piccolo e Bello. Piccolo e bello, ma grande e magnifico, risponde qualcun altro, che chiaramente difende ancora le grandi capacità dell'industria, della grande industria, di produrre musica. Questo è il tema del processo. Come ogni processo grunt, anzitutto la nostra giuria che ama sicuramente moltissimo Licio Casadei, è vero? No, no, qualcuno non ama Casadei? Qualcuno ama il rock? Bene, vedi. E noi pensavamo che l'età portasse consiglio, va bene, seduti. Noi pensavamo che l'età portasse consiglio, come vedete sono quasi più turbolenti dei tifosi. Va bene, per favore. Allora, a questo punto accusa e difesa. Grande e magnifico, cioè per la grande industria, Franco Crepax, amministratore delegato della CGD Messaggerie Musicali. Discografico che io conosco molto bene e che tutti conoscono bene perché da anni in questo mondo e si è occupato di tantissime cose, dalla parte artistica all'alta finanza discografica. L'accusa è invece riservata a Roberto D'Agostino, giornalista che già avete avuto modo di ascoltare da queste tribune e che scrive per varie testate, in genere lasciando dietro di sé molti arrabbiati fra quelli che lui recensisce. Dopo questa ampia presentazione veniamo al luogo del delitto, cioè l'inchiesta preliminare che noi presentiamo. È dedicata al mondo delle piccole etichette alternative e a quello che molti giovani complessi pensano della grande industria. L'ha realizzata, come sempre, il cancelliere Frassa. Buonanotte. I La Bionda si sono interessati direttamente al nostro progetto Dottor Edison, che è un progetto globale di musica con un disco e con un video realizzato su questa musica. Un'impresa discografica, un'impresa di produzioni discografiche video come la nostra è un lavoro veramente di grosso coraggio e che viene normalmente alimentato da altri tipi di attività. Per cui diciamo che siamo costretti a dei doppi lavori per poterci permettere di finanziarci dei tentativi di autoproduzione. Qui siamo nello studio di Klaus Zaug, grande esperto pubblicitario di effetti speciali. Vedete l'effetto speciale mio in questo momento, altro che per Spazio dei Massarini. Siamo qui perché abbiamo sorpreso al lavoro un cantante, Caputo. Caputo ha una tale fiducia nella discografia, anzi sfiducia nella discografia, siamo arrivati, che ha tenuto il suo lavoro di pubblicitario pur facendo con discreti risultati di cantante. Perché? Non ti fidi del tuo futuro di cantante o non ti fidi dell'industria discografica per il domani? Ma non tanto per questo, perché indubbiamente la crisi discografica c'è, ma secondo me non dipende da un problema di musicisti, di artefici della musica, quanto da un problema di mercato, di momento che l'Italia sta attraversando. Roberto Vecchioni,
ha tanta paura della crisi discografica da aver conservato il suo posto di professore di materie umanistiche in un liceo classico di Milano. Come mai? Ma io penso di aver soprattutto paura nella crisi umanistica e nella crisi dello Stato italiano, più che della discografia. La discografia va sempre bene, sono contentissimo. Non ci sei, dove vai? Resta dove sei. Io no, per te non è quello che tu sai. Sei. No, non siamo al Cavern Club di Liverpool, ma in un club nostrano, in una di quelle fumose cantine, ancora più fumose quando arrivo anch'io col Toscano, in cui si allevano i talenti rock del domani. Avete mai avuto dei contatti con la discografia ufficiale? Sì, abbiamo avuto dei contatti, ma sono stati abbastanza pessimi, in quanto loro non gli interessano fare questa musica qua. E quindi? Ma guarda, a noi interessa suonare, a loro interessa vendere. A Milano, come in altri posti, c'è molta produzione di musica, ma non c'è un'attenzione della discografia ufficiale verso queste cose, non c'è, che così dire, una coltivazione del vivaio, qualunque sia il genere musicale. Non è concepita l'idea di mettere su disco un gruppo italiano così facilmente se non è una cosa molto vendibile. Ma per te non ce n'è proprio più! Secondo me l'industria discografica adesso è in crisi, la casa discografica è un'azienda, quindi pensa al fatturato e va solo sui colpi sicuri, non rischia. Dunque io penso che le case discografiche non diano abbastanza spazio ai gruppi che come noi tentano di affacciarsi a questo mondo, anche se però a volte, secondo il mio modesto parere, prendono dei gruppi che non sono assolutamente, o dei cantanti, degli artisti che non sono assolutamente all'altezza, diciamo, del mercato, e questo va a danno di gruppi che magari sono più validi, però penso che la scelta sia troppo vasta e per cui succedono queste cose. La discografia è in mano a un sacco di ragionieri e a pochi musicisti e danno un po' poco ascolto a quello che si produce e per lo più sono propensi a importare musica dall'estero perché costa meno, è difficile produrre un gruppo italiano perché va spinto, va commercializzato, mentre loro fanno un discorso chiaramente di money. Eh sì, noi abbiamo questa disgrazia che non solo stiamo in provincia rispetto all'impero, ma stiamo anche nella provincia rispetto alla provincia. Poi d'altra parte credo che esistono dei terminali che uniscono la nostra esistenza di piccole etichette e sono gli stessi da New York a San Giovanni Valdarno. Ecco. Sì, Alexander Rubotnik è un abbiamo fatto un mix, ora sta uscendo un long playing, dance music computerizzata, uscirà in tutto il mondo per la Sire e uscirà anche in Italia con 45 giri per l'RCA. Io qualcosa.
voi siete anche importatori di dischi stranieri. Succede spesso che magari qualche casa discografica nazionale o multinazionale operante in Italia abbia potuto sfruttare questo vostro saggio sul mercato? Questo è senz'altro vero. Paul Young è un successo internazionale, è arrivato in Italia dopo che abbiamo venduto e sfruttato Love of the Common People prima che fosse pubblicato in Italia. Ma il Colpid è scoppiato come successo nazionale, la casa italiana che lo aveva in distribuzione ha chiuso per ferie. È ovvio che l'abbiamo potuto sfruttare. Abbiamo avuto l'anno scorso un successo internazionale a nome di Clubhouse. Abbiamo fatto un successo che ci ha portato ad essere in classifica in America, classifica di vendita nei top 100, di fare un top 10 in Inghilterra con l'Island, di fare un top 10 in Francia, in Benelux. Look what you have gone and done, you fool. The best will yet to come. Tutte le grandi case sono molto in crisi. Per esempio, una sola RCA si salva in questo momento perché ha l'Atari, il computer Atari. Per esempio la Polygram in questo momento americana ha venduto, sta vendendo, credo che abbia già venduto tutto, alla Warner Brothers. La CBS ha venduto alla Coca-Cola tutto il reparto film. Pacchetti azionari di grandi industrie multinazionali del disco che passano di mano, piccoli, molto attivi. A tratti, vedendo questo filmato, sembrava veramente che le sorti del vinile per gli anni 80 fossero affidati ai piccoli alternativi. È vero tutto ciò, Franco Crepax? Scusa, ma cosa volete che vi dica? Io ho visto questi filmati e questi ragazzi dicono non vendo. Uno dice no, noi non vendiamo, l'altro dice sì, il nostro guaio è che non vende. Invece l'industria ha la grande colpa di vendere, quindi si è creato una specie di scala di meriti in cui il grande merito è non vendere e il demerito è vendere. Sì, effettivamente l'industria cerca di vendere. E poi si arriva anche a un assurdo, secondo me, che questi ragazzi criticano poi chi vende. Noi, per esempio, abbiamo lanciato il più grande gruppo italiano di questi ultimi tempi, credo, i Righeira. I Righeira hanno venduto 1.400.000 copie di Vamos alla Playa, che era carino, no, Vamos alla Playa. Però ha avuto la grave colpa che ha venduto, purtroppo ha venduto. E qui si arriva quasi a dire che chi vende è sbagliato. Ma questo mi pare assurdo. Un'altra cosa, scusa, che ho sentito. Non si fa musica italiana. La mia azienda, per un'inchiesta dell'Intermatrix, non cifre nostre, ha venduto nell'ultimo trimestre dell'83 il 47,8% della musica italiana, no? E naturalmente musica italiana ci sono i giovani, ci sono i Righeira, c'è il duo, ci sono ragazzi di questo tipo che vendono però, ecco, l'unica differenza è questa, che vendono. E poi, essendo una grande industria nazionale, abbiamo venduto di tutto. Abbiamo venduto Casadei. L'importante, mi sembra, è come spendiamo i soldi che incassiamo. Ecco, come li spendete? Ecco, adesso, perché questa è una trasmissione, giustamente, di video, mi pare che le parole stufano, vorrei farvi vedere due filmati che una grande industria, non multinazionale, ma con agganci in tutto il mondo, può produrre. Certo, non l'ha prodotto in cantina. Abbiamo prodotto l'Otello di Verdi, all'Arena di Verona con 400 comparse. Ho prodotto un video di Alan Parsons dal suo ultimo long play a Monia Avenue, che guardatelo e vedrete se un video di questo tipo può essere fatto con 4 lire.
l'arena di Verona contro le cantine, le raffinate tecnologie contro i piccoli banchi un po' casarecci, bisogna dire che la grande industria ha sparato delle grosse videocartucce in questo processo. A questo punto la parola a Roberto D'Agostino per la piccola discografia. Bene, prima di replicare appunto al discorso che ha fatto Crepe, perché se voglio introdurre il mio super testimone. Siamo qui per chiederle la testimonianza sul processo alla discografia. Oh, caspita, ma mi avevano assicurato che con la morte dell'imputato in Italia il reato penale si estingue. Forse hai ragione Nanni Ricordi, quello che è certo è che in Italia non esiste la crisi del disco, bensì esiste la crisi dei discografici. Negli ultimi anni mai fatti tanti brutti dischi, povertà di idee, di produzione, di progetti, cioè dischi che resistono una settimana, dischi che appunto non tentano di creare qualcosa di creativo, ma sono angosciosi inseguimenti del gusto medio e pubblico medio. Inoltre i discografici invece di acquisire queste culture tecnologiche che hanno permesso appunto a Michael Jackson di vendere 28 milioni di dischi, e lì non è crisi, ma sono lì che escludono le loro super classifiche, controllano i passaggi televisivi oppure mandano letterine ai critici cattivi. Le do altri 30 secondi di tempo supplementare. No, dico che invece i piccoli, come abbiamo visto dal filmato, sono molto ingenui, diciamo, però hanno questa capacità di essere nell'aria, di essere nell'onda giusta. Molte piccole case, tipo l'Italia Records, oppure anche queste disco come la Full Time, sono tutte piccole case discografiche che riescono a vendere i loro prodotti a New York, a Los Angeles, a Londra. Ci dia allora la prova di questa bravura dei piccoli. Questi piccoli, come sono lungimiranti nelle loro produzioni, come riescono a catturare poi la linfa vitale dei giovanissimi. Allora, questo filmato è vecchio di 2 anni, credo, è una piccola etichetta indipendente americana che si chiama Tommy Boy, ed ha come protagonista, diciamo, il portabandiera della musica neroamericana, rap, scratch, eccetera, e si chiama Afrika Bambaataa. Piccolo è bello, ma grande è magnifico. Stiamo parlando di modo diverso di consumare la musica. Gli studiosi usano un termine difficilissimo, parlano di segmentazione dei consumi culturali. Che vuol dire che cosa? Che prima si vendevano 1000 pezzi di un titolo, adesso si vendono 1000 pezzi di 3 titoli, cioè la gente compra sempre cose diverse in misura minore.
cosa appassionante tutto sommato per lo studioso di costume, un po' meno per chi fa l'industriale del disco. Ma direi che D'Agostino, che qui rappresenta la difesa delle piccole etichette e l'accusa della grande industria, è più uno studioso che un commerciante, e quindi darei a lui la parola per il pistolotto finale, le ringhe finali di questo processo al modo diverso di consumare musica. D'Agostino. Beh, io mi riallaccio appunto a quello che dicevo prima, cioè la crisi del disco nasce dai discografici, che c'è una generazione che ormai non è più in sintonia con quello che succede all'estero, quindi dove appunto di crisi non se ne parla più ormai da un anno. E quindi io direi appunto, farei voi un fervorino ai signori del disco in Italia, dico d'accordo, trattasi di canzonette, ma non facciamole diventare canzonacce. Bene, allora questa è la ringa del nostro D'Agostino. A questo punto io volevo fare una domanda alla difesa, nella fattispecie un rappresentante della grande industria, cioè Franco Crepax. Ho sentito dei ragazzi nel servizio iniziale che parlavano dell'industria che in fondo pensa soltanto a fare soldi, e sembravano molti di loro un po' dei geni incompresi. Ecco, Franco Crepax, esiste ancora il momento dei geni incompresi nel mondo della musica e della canzone? Secondo me assolutamente no. Parlare in questo momento di tecnologia diffusa, di geni incompresi, è del tutto assurdo. Si sa tutto e continuamente si sa. E vorrei, si sente anche sì, delle cose, vorrei essere brevissimo come te nel chiudere la mia ringa in difesa. Cioè, a mio parere si è fatta fino adesso, e si fa sempre, una certa confusione fra creatività e organizzazione aziendale. Perché non c'è nessun dubbio che la creatività deve essere piccola. Lì il piccolo è bello. La creatività deve essere piccola, deve essere sola, non è possibile che io chiamo 1000 persone e dico scrivetemi una poesia. Però quando la creatività diventa prodotto, a questo punto il prodotto deve avere un suo diverso tipo di creatività, che è la creatività aziendale, la creatività del direttore marketing, del direttore promozionale, del direttore vendite, che mette insieme tutti quegli elementi che possano diffondere il prodotto nell'interesse del messaggio contenuto. In questa fase il piccolo non è bello, il piccolo è velleitario, è bruttissimo, è tristissimo. In questa fase l'organizzazione deve essere grande, efficiente, importante. Thomas Edison ha inventato la lampadina e poi ha illuminato il mondo, però se si scottava e non illuminava nessuno, rimaneva piccolo. Piccola industria o grande industria? A questo punto i vostri pareri su questo tema, abbastanza per iniziati, ma che sicuramente trova molta gente sensibile, e va inviato a Grunt, Viale Mazzini 14, 00195, Roma. Grazie e buonanotte. Sta suonando Mr. Guarnera, è uno dei brani più famosi della storia del rhythm blues nero, si chiama Heard It Through the Grapevine, che in gergo americano vuol dire ho sentito nell'aria, ho sentito un rumore nell'aria, ed è stato scritto da Marvin Gaye. Marvin Gaye la scorsa settimana è morto in circostanze tragiche, ucciso a colpi di pistola dallo stesso padre durante una lite, ed è l'ultimo dei musicisti neri morti in circostanze piuttosto tragiche. C'è tutta una storia di musicisti che si torna indietro fin dai tempi del blues, dai tempi di Robert Johnson, che morì in circostanze drammatiche, tragiche e oscure, ma poi si può andare più avanti. King Curtis, ucciso a coltellate dal suo pusher. Jimi Hendrix, morto nelle circostanze che sappiamo. Sam Cooke, ucciso dalla sua amante in un motel, fino a tempi ancora più recenti. C'è una lunga, purtroppo tragica storia di musicisti neri, sembra che se ne debbano sempre andare in una maniera piuttosto tragica, e questo è veramente un peccato. Marvin Gaye è stato uno dei più grandi interpreti e anche scrittori di rhythm and blues nero degli ultimi 20 anni, legando il suo nome non solo alla Tamla Motown, ma anche a tante altre produzioni dopo, quando se ne distaccò. Bene, un pensiero, un saluto a lui. E invece noi chiudiamo questa nostra puntata come d'abitudine, con le sigle finali di Teach e dei suoi crudeli di stoffe, le nostre sigle computerizzate, fatte a casa. L'altra volta dicevo in un graphic computer, è un errore, in un home computer, che è un elemento di tecnologia molto più semplice, molto più avvicinabile da parte di chiunque. Ancora musica di John Coltrane, un altro grande del passato che se n'è andato, che ha rivoluzionato l'arte del sassofono. Vi lasciamo con lui, tutti gli abituali appuntamenti. Ci vediamo esattamente fra una settimana, fra il TG della notte e l'alba. Nel frattempo, la più calda buonanotte a tutti.
Quest'estate su Rai.